E allora oggi, primo giorno di scuola, vediamo come sarà. Sicuramente mi prenderanno per il culo per la mascherina. Questa qui è una signora che fa dello street food buonissimo. E la cosa incredibile è che è ancora qui. Scannerizzando questo codice, che è sparso per tutta la città, è possibile ottenere il codice verde, che è importantissimo qua in Cina. Sono tornato da scuola, è stata una giornata molto particolare perché vabbè che sono libero dall'altro ieri, però oggi è stato il primo vero giorno in cui sono tornato al lavoro, sono tornato a scuola, ho visto i miei colleghi, ho visto gli studenti. Come avete visto mi hanno fatto una piccola festicciola di benvenuto. È stato molto bello. Allo stesso tempo è stato molto scioccante perché ho visto la vera normalità della Cina. Cioè è stato incredibile vedere tutti in mensa, senza mascherina, senza distanziamento sociale. È stato veramente, veramente particolare, molto strano. Devo dire che ancora nella mia testa ho il cervello che funziona, diciamo, all'italiana. Ho ancora un po' di paura, eccetera, eccetera. E sono stato poi preso un po' in giro per questo. Però, vabbè, mi ci abituerò. Anche se in alcune zone della Cina è tornato il virus. E questa volta si tratta di casi non importati, ma interni. Si tratta di mini focolai a Shanghai, nello Shandong, a Tianjin e se non sbaglio anche nella provincia dello Hebei. Vediamo però come si svilupperà la situazione. Detto questo, ho comprato la Voltaren perché in questi giorni ho camminato tantissimo e il piede destro mi fa un male cane. E niente, spero che vi sia piaciuto il video. Se vi va lasciate un mi piace, un like, quindi un commento, condividete e alla prossima. Ciao! Pop X, raga, Pop X! Perfetto, Giancarlo.